Buongiorno, non spaventatevi, sono semplicemente io di prima mattina perché oggi andrò a filmare una sorta di vlog della giornata un po' particolare. Sul canale dell'Edio ho visto infatti questa nuova tipologia di video, ovvero Instagram controlla la mia vita per un giorno, e mi ha fatto un sacco sorridere come cosa, quindi ho deciso di riproporla qua sul canale cercando di inserire il più possibile domande inerenti alla lettura. Oggi infatti voglio dedicare la giornata a leggere, quindi sarete voi su Instagram a scegliere che cosa farò durante la giornata, ma in particolare quali fumetti e libri leggerò. Iniziamo subito chiedendovi che cosa mangiare per colazione, perché comunque ho fame. Allora, le opzioni che voglio proporre sono la cheesecake al cioccolato che ho fatto ieri e del semplice porridge. Preferirei la cheesecake perché sono super golosa, però anche il porridge alla fine lo preparerei molto velocemente. Domanda pronta? Sono pronta io? Ma sì, dai. Adesso metto il timer di 8 minuti, dai, perché ho fame, e quindi ci vediamo fra 8 minuti per controllare che cosa avete posto, che cosa avete risposto. Non ce la faccio neanche a parlare di prima mattina, perché mi è venuto in mente di fare questo video. Mentre attendo una vostra risposta riguardo al cibo, perché inizio ad avere fame, sono qua davanti alla libreria, o meglio quel poco che c'è. So che è abbastanza scarno come posticino rispetto a quello a cui sono normalmente abituata, però comunque sto pensando ai titoli da farvi scegliere. Mi sa che comincio la giornata leggendo un manga, quindi spulciamo fra i manga che ci sono. Allora, quelli che devo leggere sono bene o male tutti qua, a parte il ricettario che mi ha regalato mia mamma su come fare i palacinta. Dunque, da una parte vorrei tanto leggere qualcosa di Asano, perché sì, mi manca Asano. Non mi aveva fatto impazzire il 2 di Dead Demons, cioè Dead Demons, vabbè, ormai non ce la faccio più. Di prima mattina non collego bene, però allo stesso tempo mi piacerebbe anche continuare le situazioni di lui e lei. Il tempo è scaduto, quindi andiamo a vedere che cosa avete risposto. Ah, sono contentissima perché avete scelto tutti la cheesecake, o meglio, la maggior parte di voi, il 71% ha scelto la cheese. Quindi adesso andiamo a far colazione e poi vi posterò il prossimo sondaggio. Eccola qua la cheesecake che ho fatto ieri al cioccolato. Cioccolato e mascarpone, buonissima. Questa è quindi la colazione che avete scelto per me, o meglio la cheesecake, il succo l'ho aggiunto io, ma è veramente buono, i frutti rossi, non è dolce e secondo me ci sta benissimo con la cheesecake. Mi sa che alla fine opto per uno di questi due, perché mi piacerebbe molto leggere questo di Asano, ma allo stesso tempo continuare le situazioni di lui e lei, visto che sono ancora indietro a 6. Quindi niente, facciamo una bella fotina. Secondo voi così si capisce? Cioè, lo so che non posso chiederlo in diretta, però sarebbe troppo lungo scrivere, quindi spero che si capisca. Per la scelta del manga ho lasciato passare più tempo, perché penso sia una scelta abbastanza importante, quindi vediamo insieme che cosa è successo. Allora, la maggior parte di voi ha scelto le situazioni di lui e lei, il 58% più precisamente, solo il 42% per Asano. Poverino, c'è uno scarto di 23 voti, quindi ok, inizierò a leggere le situazioni di lui e lei. Oggi ho deciso di prendermi la giornata abbastanza tranquilla e dedicarla alla lettura, perché ieri ho pulito intensamente tutta casa e pulire con 29-30 gradi fuori non è proprio il massimo, quindi mi sono un po' stancata e oggi ho deciso di ricaricare le energie così, leggendo. Dunque, ho appena terminato di leggere il volume 6 delle situazioni di lui e lei. Era un po' che non leggevo questo shoujo, nonostante mi stia piacendo molto, e all'inizio ero un po' spaesata perché sembra cominciare parlando dei personaggi principali, in realtà parla dei genitori di Miyazawa, solo che sono rappresentati in maniera molto simile a lei e ad Arima, e quindi ho fatto un po' di confusione all'inizio. Però è stato un capitolo veramente molto bello e soprattutto toccante, mi veniva quasi da piangere. In questo volume poi Arima e Miyazawa si rincontrano dopo un periodo in cui lui era fuori per il campionato di Kendo e le cose fra loro due si fanno un po' più... come posso dire? Diciamo che la loro relazione si fa un po' più intima,
E ho apprezzato tantissimo questo volume, non soltanto per l'evoluzione nella loro relazione, ma anche perché entriamo un po' più nel profondo per quanto riguarda Arima. Scopriamo meglio i suoi pensieri, i suoi demoni interiori, la situazione a casa, una famiglia un po' particolare. Quindi ci sono dei momenti di tensione, tristezza e angoscia alternati a momenti un po' più emozionanti, sentimentali. Bellissimo. Ho controllato un attimo il meteo perché oggi mi sarebbe piaciuto andare a leggere fuori, solo che oggi pomeriggio probabilmente verrà a piovere, quindi lo chiedo adesso, farò una nuova stories in cui vi chiederò se leggere qua sotto a casa in giardino oppure se andare sulle mura della città. Ecco qua il prossimo sondaggio, siccome è una bella giornata esco a leggere in giardino o sulle mura della città. Nel frattempo che aspetto una risposta mi metto giusto il mascara e forse sistemo le sopracciglia, non lo so, mi trucco veramente molto leggera perché non ho voglia. Allora, facciamo così che i vestiti li scelgo io. E per adesso ho scelto dei semplici pantaloncini con gli squaletti, sono fra i miei preferiti. E questa canottiera che ho comprato ieri. È abbastanza semplice, mi piace molto il colore, soprattutto come mi sta. E il fatto che, si allacci qui, non lo so, mi piace questa combinazione. I pantaloni li avevo presi uno o due anni fa da Zara, mentre la canottiera è di Bershka. Da una parte mi piacerebbe andare sulle mura a leggere perché è sicuramente più scenico, mi faccio una bella passeggiata, magari ho anche occasione di fare qualche foto carina, però appena ho scritto è una bella giornata, si è annuvolato tutto, quindi ho paura di beccarmi l'acquazzone e forse anche un po' per pigrizia a sto punto preferirei che sceglieste il giardino. È passato un po' di tempo, quindi direi di controllare che cosa avete risposto riguardo a leggere in giardino o sulle mura. Avete scelto in giardino? Non me l'aspettavo. Vediamo quanto scarto c'è. Però 15 persone almeno. Vediamo quanto tempo fa ho messo la storia. 37 minuti fa, quindi avete avuto molto tempo per poter votare e niente, stanno aumentando i voti nel frattempo per il giardino, quindi scenderò in giardino. Io sono qua che tento di leggere in giardino, ma c'è un piccolo problema, ovvero che sta tuonando e per me viene a piovere tipo adesso. C'è anche la vicina che mi sta guardando dalla finestra proprio di fronte a me, quindi top. Resterò qua finché non verrà effettivamente a piovere, così non si può dire che non vi ho ascoltati. Comunque, tempo a parte, mi sono portata questo libro da leggere qua fuori. È il primo libro scritto da Simenon su Maigret. Sono circa, non metà, però quasi, e non mi sta appassionando. Non so se per come è scritto che non mi fa impazzire o per questa edizione, cioè ci sono un sacco di punti esclamativi, puntini, e mi sento spaesata. In queste due ore circa, un'ora e mezza in realtà, mi sono data la creatività, ho fatto delle nuove candele che venderò appunto sullo shop. Se non sapete di che cosa sto parlando, trovate il link qua sotto in descrizione. E niente, non mi sta prendendo granché il libro di Maigret, quindi sono indecisa se accantonarlo momentaneamente per leggere sempre un giallo, ma magari di Agatha Christie, o se cambiare totalmente genere. Per questo chiederò il vostro aiuto. Al momento sto leggendo un giallo che non mi sta facendo impazzire, quindi ho intenzione di accantonarlo momentaneamente, ma non so se leggere un giallo di Agatha Christie adesso, oppure se buttarmi su un genere completamente diverso. Inviato. Adesso aspetterò di consueto 10 minuti, inizio a preparare da mangiare e poi vi farò scegliere il titolo. Per quanto riguarda la cena, anche in questo caso sono un po' indecisa, però dovrò scegliere da sola, me ne rendo conto. Vorrei fare il riso al curry, che è tipo il mio preferito ultimamente, perché ci metto pochissimo tempo. Ho riscoperto il cuociriso e è la vita al cuociriso. E questo è il mio riso al curry. Eccoci qua, 10 minuti dopo, tolgo un attimo il volume, sennò come prima mi parte e odio sentirmi. Vediamo un po', il 71% di voi ha scelto un genere diverso, quindi è proprio una scelta netta. Adesso vado a scegliere due titoli dalla libreria che volevo cominciare
e presto vi farò scegliere quale dei due inizierò. Allora, i due libri in questione sono questi. Il primo, Feed, è di un autore che sarà presente a mare di libri, per questo motivo vorrei leggerlo. Si tratta di un distopico fantascientifico in inglese, ancora penso non sia stato tradotto in italiano, e sì, questo sarebbe il mio segnalibro, che in tantissimi mi avete chiesto, in realtà è un righello per l'agenda di quelli flessibili. L'altro libro, che secondo me sceglierete tutti questo libro, me lo sento, è l'ultimo volume della trilogia di questa autrice, di cui si è sentito tantissimo parlare. Penso sia abbastanza famoso, quindi secondo me sceglierete per questo. È giunto il momento della verità, scopriamo insieme che cosa avete scelto per la lettura. Ho un po' paura, sono un po' perplessa. 51% ha scelto Feed e solo il 49% l'ascesa, non me l'aspettavo. Ci sono soltanto 4 voti di scarto. Diamo tempo ancora un quarto d'ora per decidere, perché siamo troppo lì lì. Di nuovo, eccoci qua, ricontrolliamo il sondaggio per vedere se è cambiato qualcosa, se si è deciso. Ok, adesso c'è una preferenza un po' più forte verso Feed, il 53% di voi ha votato. C'è uno scarto di 15 persone. Io a questo punto direi che allora inizio a leggere Feed. Devo essere sincera, anche in questo caso non me l'aspettavo. Ho iniziato a leggere Feed, al momento non mi dice granché. Non so per quale motivo, ho letto 20 pagine, ma continuavo a distrarmi, quindi ho deciso di fare una piccola pausa a tè. Vi ho chiesto che tipo di tè fare, se il tè verde con i lamponi o il tè bianco senza niente. Vediamo dunque che cosa avete scelto. Ecco qua, spero di riuscire a fermarlo. L'86% ha scelto il tè verde con i lamponi, quindi adesso vado a farlo, che bello. Volevo accendere una delle mie candele di prova, ma fa un odore così buono. Cioè, io vorrei mangiarmela, veramente. C'è tutta la cucina che, tra l'altro, ha questo profumo, perché ho fatto altre candele di questo tipo e... cioè, no, io non ce la posso fare. Ha un odore buonissimo. Intanto che sto aspettando il mio ragazzo per fare la spesa, piccolo aggiornamento su Feed, non sono andata molto avanti perché, come vi dicevo, non mi sta prendendo granché. Forse perché ancora deve ingranare la storia. Alla fine ho letto 38 pagine per adesso e si parla di un gruppo di adolescenti che non sopporto attualmente. Mi piacciono però molto le premesse, ovvero questo mondo fantascientifico in cui le persone, da quanto ho capito, visualizzano all'interno della loro mente, nel cervello, una serie di informazioni, show, videogiochi, notizie, tutto continuamente. Leggendo poi il retro del libro, a un certo punto questo flusso di informazioni cesserà inaspettatamente, lascerà i nostri protagonisti da soli sulla luna con i loro pensieri. Per quanto riguarda invece il linguaggio, dal momento che questo libro esiste soltanto in inglese al momento, non è difficilissimo, scorre abbastanza velocemente, però ci sono alcuni termini abbastanza complessi. Alcuni di questi non sono riuscita nemmeno a trovarli nel dizionario, non so se sono incapace io o perché sono magari dei neologismi. Comunque, nel complesso si capisce la storia, è chiaro che ci sono dei termini magari nuovi, un po' più tecnici, per spiegare anche questa nuova tecnologia, questo nuovo mondo. Da quanto ho capito, tutta la storia è ambientata sulla luna in un ipotetico futuro, quindi ci sta. Per questa sera vi ho chiesto se continuare a leggere il libro che ho iniziato oggi, ovvero Feed, o se leggere invece un altro fumetto. Andiamo quindi a vedere che cosa avete risposto. Avete votato per il libro. Spero che si veda qualcosa. No! Comunque, il 53%, c'è uno scarto però di pochi voti. Quanto tempo fa ho messo la storia? 22 minuti fa, aspetto altri 10 minuti per vedere, perché c'è uno scarto veramente di pochi voti. Ok, la situazione non è cambiata, sempre 53% libro, questa volta c'è uno scarto abbastanza numeroso,
Vabbè, comunque avete scelto per il libro, quindi continuerò a leggere Feed questa sera e vi farò sapere come procede. Sono poco oltre pagina 60 di Feed e per ora mi sta piacendo di più. È veramente molto interessante questa cosa del Feed, ovvero una serie di informazioni a cui possono accedere mentalmente senza bisogno, ad esempio, del cellulare o del computer. A un certo punto però questo sistema viene hackerato, quindi si ritrovano senza informazioni e sarà molto interessante vedere come si rapporteranno a tutto questo. Penso che ci saranno molte riflessioni anche sulla società d'oggi, al fatto della tecnologia sempre più avanzata, che siamo sempre più dipendenti da essa. Comunque niente, spero che questo video vi sia piaciuto, è stato un piccolo esperimento, pensavo che mi avrebbe stressato molto sta cosa dei sondaggi, invece mi sono divertita tanto. Spero quindi che questo video vi abbia strappato un sorriso, che comunque vi sia piaciuto, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!